di punto ma non è difficile vi darò istruzioni per farlo passo passo in tutte le taglie nel box informazioni vi metto il filato che io ho utilizzato e, e vi suggerisco anche altri filati è fatto con la tecnica del top down a quattro angoli ci sono tutte le spiegazioni veramente dettagliate per poterlo realizzare in qualsiasi altra taglia, questa è una media, quindi non abbiate paura, eh, vi starò vicino. Vi spiegherò tutto questo. Se lo realizzate con una lana sottile, lavorabile con un 4 mm, lo potete fare anche in versione invernale. Secondo me eh, sarebbe anche molto carino. Eccolo qua. Io poi ho messo dei bottoni diversi l'uno dall'altro. In tinta con questo filato che è veramente originale, molto bello e anche molto corposo e morbido. Quindi andiamo a vedere come fare: allora, per questo progetto sto utilizzando 400 grammi. Di questo filato della Ice Yarns che ho acquistato sul sito il filo di arianna maglia ed uncinetto il cotone si chiama tropical mercerized mercerizzato questa è la sua composizione un cotone 100% lavorabile con uncinetto da 3 o 4 mm eh, tranquillamente utilizzate sì da un 3 3 e mezzo a un 4 e mezzo io lo sto lavorando eh, con il 4 e, ed è un cotone molto molto morbido bellissimo con una bellissima resa come vedete nel box informazioni vi metto i link del filato, così potete vedere i colori disponibili e anche qualche alternativa se volete utilizzare un altro tipo di cotone. Catena di base di 111 catenelle. Le catenelle d'inizio sono uguali per tutte le taglie perché stiamo iniziando dal collo, un modello top down e pertanto eh, gli eventuali aumenti eh, secondo taglia vanno fatti più avanti. Catenelle addizionali di alzata, poi contiamo 1, 2, 3, quarta catenella. Carichiamo il filo nella quarta catenella a partire dall'uncinetto una, una maglia alta. Queste prime 3 catenelle contano come maglia alta quindi abbiamo 1 e 2 maglie alte. Ricarico il filo nella catenella dopo un'altra maglia alta <coughs> e quindi iniziamo con un gruppo da 3 maglie alte. Adesso una catenella, carico il filo, salto una catenella sotto in quella dopo una maglia alta in quella dopo un'altra maglia alta in quella dopo un'altra maglia alta una catenella carico il filo salto una catenella in quella dopo una maglia alta e poi altre due maglie alte nelle due catenelle seguenti Una catenella, carico il filo, salto una catenella nelle tre catenelle seguenti: 3 maglie alte. 1, 2, 3. Abbiamo fatto 4 quadratini pieni e tre vuoti. Adesso andremo a fare nella catenella numero 17 il primo angolo. Da qui una catenella, carico il filo, salto una catenella sottostante, in quella dopo che è la numero 17 vado a creare il primo angolo che è composto da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Quindi 1. 2 maglie alte 2 catenelle e altre 2 maglie alte. Fatto il mio primo angolo, proseguo adesso facendo altri 5 gruppi di maglie alte intervallati sempre da una catenella quindi da qui una catenella carico il filo e salto la catenella seguente per andare nelle prossime tre a fare in ognuna una maglia alta quindi 3 maglie alte una 2 3 e ripeto una catenella carico il filo, salto una maglia in quella in quelle tre dopo, tre maglie alte. 1 2 e 3 Proseguo fino ad avere 5 quadratini pieni di maglie alte. 1 2 3 4 5 quadratini pieni di maglie alte da qui siamo pronti per il secondo angolo quindi una catenella carico il filo salto una catenella in quella dopo vado a fare un nuovo angolo questa è la catenella 39 1 e 2 maglie alte 2 catenelle 1 e 2 altre due maglie alte 1 2 fatto questo secondo angolo di nuovo una catenella carico il filo salto una maglia nelle 3 catenelle seguenti 3 maglie alte 1 2 3 e adesso sono già sulla parte dietro del cardigan questo è il davanti questa è la spalla adesso vado a lavorare sul lato dietro devo fare 8 gruppi di 3 maglie alte tutti separati ovviamente da una catenella ed ecco qui ho fatto i miei 8 quadratini pieni di maglie alte questa è la parte del dietro Adesso vado a fare l'angolo e poi ripeterò i cinque gruppi di quadrati, i 5 quadratini per la spalla dall'altra parte. Quindi da qui una catenella, carico il filo, salto una maglia in quella dopo che è la numero 73, 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1. 2, altre 2 maglie alte. 1 e 2. Adesso da qui altri 5 quadratini pieni, quindi intervallati da catenelle. Una catenella, carico il filo, salto una maglia nelle prossime 3 maglie alte, una per ogni maglia, 1 2 e 3 catenella e ripeto salto una maglia e ripeto per in totale 5 volte. Ho creato 1 2 3 4 i miei 5 segmenti per le spalle adesso vado a creare il quarto ed ultimo angolo quindi una catenella carico il filo salto una maglia in quella dopo che è la numero 95 faccio due maglie alte 1 e 2 2 catenelle altre due maglie alte 1 e 2 una catenella carico il filo salto una maglia e ricomincio a fare i miei gruppi da 3 maglie alte 1 2 e 3 e so che per la parte davanti sono 4 ho fatto il primo devo farne altri 3 quindi una catenella salto una maglia in quella dopo 1 2 e 3 una catenella carico il filo salto una maglia in quelle dopo 3 maglie alte una catenella carico il filo salto una maglia nelle ultime 3 catenelle le ultime 3 maglie alte 1 2 e 3 e con questo ho finito il mio, la mia prima riga, quindi vi vado a mostrare il rettangolo che abbiamo creato. Eccolo qui. Questa è la nostra scollatura, qui dentro va il nostro collo. Ehm, giro dopo giro questo sprone crescerà e si andrà a poggiare sulle nostre spalle. Qui abbiamo i due davanti. Queste sono le spalle e questo è il dietro. Qui poi chiaramente andranno più avanti, eh, sviluppate le, le, le maniche. Quindi siamo pronti per il secondo giro. Pronti per il secondo giro. 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Volto il lavoro. Carico il filo e nello spazio di una catenella sottostante, lo spazio vuoto, vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. una catenella carico il filo e adesso in ognuno degli spazi sottostanti da una catenella io ripeto le mie 3 maglie alte e una catenella 1 2 e 3 adesso siccome si ripete sempre uguale velocizzo un attimo una catenella nel prossimo spazio 3 maglie alte 1 2 e 3. Una catenella, prossimo spazio, l'ultimo spazio vuoto prima dell'angolo, vado a fare le mie 3 maglie alte 1, 2 e 3. Adesso da qui una catenella. Carico il filo e vado a lavorare dentro l'angolo, nello spazio di 2 catenelle, quindi il centro dell'angolo, per andare a ricreare un angolo identico a questo. Entro nel centro e faccio 1 e 2 maglie alte. 2 catenelle ricarico il filo e rifaccio altre due maglie alte 1 e 2 adesso da qui riprendo a lavorare con una catenella carico il filo e nello spazio di una catenella sottostante 3 maglie alte e vado avanti così ripetendo sempre 3 maglie alte e una catenella in ognuno degli spazi vuoti sottostanti. Ogni volta che incontro l'angolo, io vado a rifare un nuovo angolo al suo centro. Adesso ci arriviamo così vi faccio rivedere. Vedete, continuo sempre con la stessa lavorazione. E adesso qui ho l'ultimo spazio prima dell'angolo quindi una catenella le ultime tre maglie alte prima dell'angolo la mia catenella perché prima di ogni angolo faccio sempre una catenella carico il filo e al centro dell'angolo sottostante vado a ricreare un nuovo angolo con 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte e adesso ricomincio a lavorare dopo ogni angolo sempre una catenella carico il filo e ripeto nello spazio vuoto 3 maglie alte e una catenella e adesso Vado avanti per tutta la riga, ormai avete visto come comportarvi sia quando lavorate lineari sia quando siete sull'angolo fino alla fine della riga. Finiamo questa seconda riga con una catenella ed una maglia alta nella terza delle 3 catenelle iniziali che sostituivano la maglia alta in questo modo. Allora, adesso iniziamo la riga 3, facciamo due lunghe catenelle che sostituiscono la prima maglia alta carichiamo il filo e nello spazio vuoto immediatamente sottostante due maglie alte che con le due catenelle rappresentano il primo quadratino da 3 Vedete che abbiamo riniziato con un quadratino pieno sopra quello vuoto perché da questo punto in poi andremo sempre a ripetere riga 1, riga 2, riga 1, riga 2, riga 1, riga 2 e poi ad ogni spazio vuoto sottostante andiamo a fare 3 maglie alte e una catenella. Ogni volta che incontriamo un angolo andremo a replicare un nuovo angolo al centro di quello sottostante e prima e dopo ogni angolo non dimenticate mai di fare la catenella quella è importantissima perché serve per gli aumenti al giro successivo Qui, al centro dell'angolo sto facendo il nuovo angolo, e vedete una catenella prima dell'angolo e una catenella dopo l'angolo, sempre. Finiamo la riga 3 con una catenella, 2 maglie alte nell'ultimo spazio vuoto, 1 e 2 e la terza maglia alta la andiamo a mettere nella terza catenella d'inizio. Da qui poi 1, 2, 3, 4 catenelle volto e ricomincio, vedete, con 3 maglie alte nel primo spazio disponibile e adesso posso continuare a lavorare ripetendo sempre riga 1, riga 2, riga 1, riga 2 e per il tot di, eh, di giri che mi occorrono a seconda della taglia. Nella prossima schermata vi do tutte le istruzioni per ogni taglia. Al giro 7 vado a cambiare il punto dalla fine del giro 6 faccio 2 catenelle e volto il lavoro e poi comincio a fare tutte maglie alte in ognuna delle maglie sottostanti comprese le catenelle Quando arriviamo all'angolo andiamo a fare due maglie alte anche sopra le due maglie alte dell'angolo 1 e 2 e poi al centro dell'angolo un nuovo angolo, quindi 1, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte tutto nel centro. ripetuto il nuovo angolo poi riprendo a fare anche sulle due maglie alte dell'angolo del giro precedente le mie maglie alte e proseguo così per tutta la riga pronti per il giro 8 3 catenelle e volto carico il filo salto una maglia in quella dopo faccio una maglia alta e una catenella e da qui ripeto la sequenza sempre identica carico il filo salto una maglia in quella dopo una maglia alta e una catenella carico il filo salto una maglia in quella dopo

anche sulle due maglie alte che compongono l'angolo in questo caso vedete per esempio prima dell'angolo finisco con una maglia alta una catenella salto una maglia e poi vado al centro a ripetere un angolo identico con due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte scusatemi ecco poi riprendo a lavorare devo eh, ripetere in modo speculare quello che ho fatto dall'altra parte quindi una catenella salto una maglia e ricomincio con la mia sequenza maglia alta catenella può capitare anche il caso in cui nell'angolo invece si vada a finire Vedete sull'ultima maglia alta invece che con una catenella con una maglia alta è uguale, non cambia nulla, replicate l'angolo al suo interno e poi dall'altra parte ricominciate così come avete finito da questa parte. Tutto qua. Andate avanti così fino alla fine della riga. Allora, eh, per il mio sprone, che è una taglia 44, ho lavorato 11 righe. Vediamo le ultime righe, vi ho fatto vedere, dovete alternare, vedete, qui dove c'è il marcapunto è per segnare che è la riga 10. Quindi 10, 9, 8. Allora, dalla 7, 7, 8, 9, 10 e 11 alternate una riga di maglie alte piene a una riga di punto rete, maglie alte piene, punto rete, maglie alte piene e per la taglia 44 arrivate alla riga 11, per la taglia 42 alla 10, quindi una riga in meno, per le taglie superiori alla mia aggiungete sempre una riga, quindi per esempio per la 46 12, per la 48 13 per la 50 14 allora fatte le mie 11 righe eh, o 10 o di più a seconda della taglia io sono pronta per andare ad unire i due davanti con la parte dietro del cardigan e quindi per andare a creare eh, i due buchi delle maniche e andare poi a lavorare quindi in un unico uh, giro tutto unito senza bisogno di fare cuciture allora iniziamo il giro di unione una catenella e volto e inizio a fare in ognuna delle maglie sottostanti, a cominciare dalla primissima, tutte maglie basse, quindi semplicissimo arrivando fino all'angolo alla fine di questo primo lato del davanti. Allora, quando arriviamo al primo angolo, entro nello spazio centrale dell'angolo e faccio l'ultima maglia bassa. Da qui poi 3 catenelle: sono 3 catenelle per la taglia 44, sono 4 per la 46, 5 per la 48, eccetera, eccetera. Ed ovviamente sono solo 2 per la 42. Fatte queste 3 catenelle. Vado a prendere, vedete, l'altro angolo, vado al centro dell'angolo, è il secondo, faccio una maglia bassa e poi proseguo a fare tutte maglie basse fino a raggiungere il terzo angolo. Quindi ho, un, ho unito l'angolo 1 con l'angolo 2 e ho creato in questo modo lo scalfo, l'apertura per il braccio o futura manica. Ed ecco qui, arrivati alla fine della parte dietro, facciamo l'ultima maglia bassa nell'angolo prendiamo l'altro angolo e ce lo avviciniamo facciamo 3 catenelle o di più o di meno a seconda delle indicazioni che vi ho dato per ogni taglia infiliamo l'uncinetto nell'altro angolo che è il quarto ed ultimo e uniamo con una maglia bassa poi proseguiamo a lavorare tutte maglie basse sull'ultimo lato del davanti e arriviamo fino alla fine della riga facciamo una seconda riga di tutte maglie basse e lavoriamo le maglie basse anche quando arriviamo sulle 3 catenelle quando arriviamo sulle catenelle andiamo a fare una maglia bassa in ognuna delle catenelle nel mio caso 3 eh, voi a seconda di quante catenelle avete fatto Dopodiché riprendo a lavorare a maglie basse sul resto del mio lavoro tranquillamente fino alla fine della riga. Andiamo a lavorare con la nostra sequenza di punti per lavorare il busto. Cominciamo con 1 e 2 eh, catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e voltiamo. Carichiamo il filo, saltiamo la prossima maglia, in quella dopo facciamo una maglia alta. Ricarichiamo il filo e torniamo nella maglia che avevamo saltato prima. A fare una maglia alta che va inevitabilmente a posizionarsi sopra a quella appena fatta creando un incrocio e queste sono le maglie alte incrociate dobbiamo fare tutta la riga in questo modo ricarichiamo il filo questa è l'ultima maglia lavorata sembra di no ma se andiamo a vedere vedete è stata lavorata dentro c'è la maglia alta che sta sotto a quest'altra quindi la prossima maglia è questa che noi saltiamo andiamo in quella dopo facciamo una maglia alta ricarichiamo il filo torniamo in quella appena saltata a fare la maglia alta che va sopra a questa appena fatta ed ecco qua l'incrocio Rivediamo un'altra volta, salvo e carico il filo, salto la prossima maglia, in quella dopo maglia alta, carico il filo, rivado nella maglia che ho appena saltato e faccio una maglia alta. Continuo a lavorare in questo modo fino alla fine della riga. Quando arriviamo, guardate, questo è un capello mio lavorato, ecco sembrerebbe che sono riuscita a toglierlo. Allora, quando arriviamo alla fine della riga, le ultime 1, 2, 3 maglie. Carichiamo il filo, facciamo le ultime due maglie alte incrociate, salto una maglia in quella dopo. Maglia alta ricarico il filo, torno indietro nella maglia saltata. Faccio la seconda maglia alta, e nell'ultima maglia qui disponibile, una maglia alta a chiudere: la riga adesso, da qui 1-2 catenelle e volto. E ripeto: identico lo stesso punto. Carico il filo, salto una maglia in quella dopo, maglia alta, ricarico il filo, torno nella maglia saltata e faccio un'altra maglia alta che si va ad incrociare con la precedente e proseguo così fino alla fine di questa riga. Facciamo un terzo giro di maglie alte incrociate in questo modo. Dopo tre righe di maglie alte incrociate andiamo a cambiare punto. Iniziamo con due catenelle che sostituiscono la prima maglia e poi nella maglia seguente facciamo una maglia alta in costa posteriore, cioè infilando l'uncinetto solo nella parte dietro di ogni maglia vedete infilo l'uncinetto ci sono due asole solo nell'asola dietro e poi faccio una maglia alta normale lavoro così per tutta la riga Finito il giro di maglie alte in costa, adesso andiamo a ripetere tre righe di maglie alte ad incrocio. Dunque, ho eseguito per la seconda volta quindi tre righe con le maglie alte incrociate, adesso vado a ripetere una riga di tutte maglie alte, vedete come avevo fatto qui, nella riga precedente a queste tre. Allora, adesso se volete dare una linea avvitata al vostro cardigan, cambiate l'uncinetto dal 4 mm. Al 3 e mezzo ed è quello che io farò se invece volete un cardigan che cade giù dritto continuate tranquillamente con il 4 a vostra scelta eh, io mi trovo bene con questo metodo per avvitare i miei lavori cambiando l'uncinetto di mezzo punto senza andare a fare diminuzioni che poi comunque mi vanno a incidere sul multiplo eh, e mi crea problemi poi anche per darvi indicazioni sulle taglie quindi 2 catenelle e volto di pazienza perché per voltare adesso il lavoro è diventato voluminoso e ci vuole un po' ecco qua ho voltato adesso caricate il filo e in ognuna delle maglie sottostanti andate a fare semplicemente una maglia alta in questo modo e continuate così fino alla fine della riga Ed eccoci qua dopo un giro di maglie alte. Adesso andiamo nuovamente a cambiare punto. Allora, eh, il prossimo punto è un multiplo di 6 più 4. Io sono convinta che Dato che gli aumenti di, di, di giro in giro sono sempre di numero pari, secondo me anche voi avete un numero di maglie che è già multiplo di 6, quindi non credo che ci sia nulla da aggiustare. Pure se avete fatto altre taglie, però, siccome io sto lavorando sulla mia taglia e so quali, qual è il numero delle maglie della mia, il vostro non lo posso sapere. Siate coscienti che quando fate questa riga di maglie alte la dovete aggiustare affinché sia un multiplo di 6 più 4 oppure anche di 6 più 2. Vi faccio vedere così vi spiego che significano i multipli. Allora io ho la ripetizione di un punto che si svolge sempre su uh, 6 maglie. 154 maglie diviso 6 uguale vedete 25,66 periodico 6 periodico quindi le 154 maglie che io ho non sono un multiplo di 6 come faccio perché io voglio fare quel punto però è semplice se io faccio 154 meno 4 mi viene 150 150 diviso 6 vedete è uguale a 25 quindi è un multiplo di 6 ecco come faccio ad aggiustare le mie maglie al punto che desidero fare sottraggo io ho 154 comincio a sottrarre e a provare a dividere il numero che ho per 6 quando mi viene un numero pieno non eh, con la virgola, finalmente ho trovato il numero che mi serve quindi ho 105, a me serve 150, ma ne ho 154. Come faccio? È semplice. Quelle quattro maglie in più che ho le metto 2 all'inizio, 2 alla fine, cioè escluse dalla ripetizione del punto, e quindi io in mezzo invece ripeto per 6 quel punto e sto a posto. Ok, io spero di essermi spiegata per, bene perché sono concetti un po' difficili di matematica. E... Però almeno sapete che vuol dire, perché io quasi per tutta la vita mi sono chiesta che voleva dire quel multiplo di, per esempio, 5 più 1, ma sto più 1 che vuol dire. Finalmente poi l'ho capito che voleva dire a forza di fare tutorials, a forza di inventare progetti, inventare punti e adattare le maglie che avevo a quello che stavo inventando, alla fine l'ho capito, ci sono arrivata e volevo condividere questo con voi, ok? Punto facciamo e il prossimo eh, multiplo eh, di, di questo punto è di 6 più 4 quindi io ho 154 maglie in totale per me va bene così se eh, voi avete un numero diverso di maglie quando fate qui le maglie basse potete aggiustare aggiungere o togliere quelle due o tre maglie che vi servono per avere un multiplo, ricordate, di 6 più 4, ok? Cioè le maglie devono essere un numero divisibile per 6 più 4 maglie in più. Vediamo 2 catenelle e volto nella prossima maglia una maglia alta. Vedete il 6 più 4 che significa? Sono 1 e 2 maglie che stanno all'inizio della riga, e poi ne farò altre due maglie alte alla fine. Quindi 1, 2, 3. E 4 che sono escluse dalla ripetizione identica del punto che adesso andrò a fare così vi spiego pure che significa quando trovate multiplo di 6 più qualcosa significa quel più significa che sono i punti che stanno in genere o all'inizio o alla fine e che sono esclusi dalla ripetizione automatica ripetitiva del punto ok invece adesso da qui andiamo a uh, iniziare la il punto che si ripeterà sempre identico allora da qui carichiamo il filo saltiamo 1 2 maglie in quella dopo entriamo e facciamo 2 maglie alte 1 e 2 una catenella ricarichiamo il filo e dentro la stessa maglia facciamo Altre due maglie alte, 1 e 2. Ecco qua. Ricarichiamo il filo, saltiamo 1 2 nella prossima maglia una maglia alta. Rivediamo. Da qui carico il filo, salto 1 2 maglie nella successiva entro e faccio 2 maglie alte 1 e 2, una catenella, ricarico il filo, rientro nella stessa maglia. E faccio 1 e 2 maglie alte, carico il filo, salto 1-2 maglie nella seconda, eh, nella scusate, nella successiva una maglia alta. Ripeto questa sequenza fino alla fine della riga, quando arriviamo alla fine vi farò vedere appunto come terminare. Adesso andiamo a ripetere questo punto per altre due righe, vediamo come si fa. 2 catenelle e volto ecco scanzo il lavoro se no non vedete bene nella prima maglia alta vado a fare una maglia alta ovviamente poi devo ripetere chiaramente i ventagli vado al centro di ogni ventaglio ripetere un ventaglio nuovo quindi due maglie alte una catenella altre due maglie alte ecco qua dovete ripetere e poi chiaramente qui c'è la maglia alta e qui faccio la maglia alta quindi dovete ripetere sempre la stessa sequenza il nuovo ventaglio lo fate al centro di quello sottostante fate questo fino alla fine della riga e poi replicate per una terza riga Allora, dopo tre giri di punto ventagli torniamo a fare una riga di tutte maglie alte, perché praticamente da questo momento in poi noi faremo sempre tre righe di un punto fantasia e una riga di, um, di maglie alte proprio per creare un modulo sempre uguale che si ripete. Quello che cambia è solo il punto fantasia, vedete abbiamo fatto... Due volte le maglie alte incrociate, adesso stiamo facendo i ventagli proprio per creare questo motivo diversificato ma al tempo stesso costante che si ripete ogni tre giri. Quindi adesso è il turno delle maglie alte. Facciamo 2 catenelle, voltiamo, aspettate che quando più il lavoro si ingrandisce più per voltare mi ci vuole spazio e tempo. Ok, ho voltato nella prossima maglia una maglia alta e adesso a seguire tutte maglie alte in ognuna delle maglie sottostanti tutte quante compresa la catenella qui c'è la catenella ci piazzo dentro una bella maglia alta e una maglia alta in tutte le altre in questo modo semplicissimo Dopodiché, fatto questo, faremo di nuovo tre righe di punto ventagli uguale a questo. Ok, ho rifatto tre righe di ventaglietti, adesso rifaccio una riga di tutte maglie alte. Allora, adesso che succede? Dopo la mia riga di um, maglie alte, innanzitutto io torno a lavorare con il 4 perché ormai l'avvitatura l'ho data e quindi se voglio riallargare leggermente, poi allargare vedete è proprio una cosa minima, eh? voglio comunque ridare un po' di agio sulla zona della pancia e del fianco. Eh, dal prossimo giro che è il ventinovesimo è ora di ritornare all'uncinetto numero 4 se stavate invece lavorando col 4 continuate tranquillamente così e, e a parte questo adesso io vado a rifare tre righe di punto incrociato e una riga di maglia alta tre righe di punto incrociato e una riga di maglia alta come ho fatto nella zona più alta e adesso lo ripeto anche sotto, ecco qua ho iniziato il giro 29. Ve lo rinfresco un attimo, e quindi adesso farò di nuovo tre righe di punti: di punto incrociato, ho iniziato con due catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Ho saltato una maglia, ho fatto una maglia alta, sono riandata nella maglia all'indietro e ho fatto un'altra maglia alta. E continuo in questo modo salto una maglia in quella dopo una maglia alta ricarico il filo torno nella maglia saltata e faccio l'altra maglia alta e vado avanti in questo modo fino alla fine della riga e poi per altre due righe in totale tre dopodiché farò una riga di tutte maglie alte Ok, vedete il mio lavoro come sta crescendo, sono già un bel po' avanti. Allora, dopo l'ultima riga di maglie alte, abbiamo ripetuto per due volte la sequenza di maglie alte incrociate, abbiamo finito con una maglia, eh, sì, con una riga di maglie alte. Adesso, pronti per il prossimo giro, dove andremo a ripetere due moduli di punto a ventaglio vi rinfresco la memoria 2 catenelle e volto carico il filo nella prossima maglia una maglia alta perché ricordate che iniziamo e finiamo le righe di punto ventaglio sempre con due maglie alte carico il filo salto 1 2 maglie in quella dopo 2 maglie alte una catenella altre due maglie alte 1 e 2 carico il filo salto 1 2 maglie in quella dopo una maglia alta dopodiché ripeto sempre uguale fino alla fine della riga e poi per altre due righe dopodiché ormai lo sapete una riga di tutte maglie alte E andiamo avanti in questo modo le ultime quattro righe le ho eseguite tutte e quattro con il punto ventagli adesso vado a fare l'ultimo um, l'ultimo punto decorativo quindi l'ultima riga con una catenella e volto e nella primissima maglia una maglia bassa un'altra maglia bassa in quella seguente e adesso da qui carico il filo e al centro del ventaglio sottostante 3 maglie alte 1 2 e 3 ora 1 2 3 catenelle carico il filo e nella prima catenella passando sotto un unico filo faccio 3 maglie alte 1 2 3 adesso faccio una maglia bassissima sempre nella prima catenella prendendo però anche il secondo filo in questo modo e ho fatto il pippiolone invece del pippiolino da qui Ricarico il filo, rivado al centro del ventaglio e finisco con 3 maglie alte 1 2 e 3. Finito il mio ventaglio col pippiolone lo vado ad ancorare con una maglia bassa sopra la maglia alta sottostante e da qui sono pronta per fare la medesima cosa ovviamente sopra. Ogni ventaglio di quelli sottostanti, terminerò con due maglie basse nelle ultime due maglie e il mio giro decorativo è finito. Quando ho terminato il mio bordo, non vado a tagliare il filo, ma continuo a fare. L eh, diciamo il giro di rifinitura tutto intorno alla pa alle due aperture del davanti e anche intorno al collo ne approfitto quindi faccio una catenella rientro nella stessa maglia dove ho fatto l'ultima maglia bassa e faccio un'altra maglia bassa poi un'altra in quella seguente e vado avanti facendo due maglie basse in ognuna delle maglie alte sottostanti come rifinitura quindi due maglie basse che corrispondono ad ogni riga quando arrivo in alto continuo anche intorno al collo quando arrivate alla fine del margine davanti e dovete quindi girare rientrate una seconda volta nell'ultima maglia e fate un'altra maglia bassa però la prima era un po lentina la voglio rifare allora questa era l'ultima maglia bassa del margine Adesso per girare rientro un'altra volta nella stessa maglia e faccio una seconda maglia bassa in questo modo. E poi continuo a lavorare stavolta sul collo facendo una maglia bassa in ognuna delle maglie sottostanti perché adesso sto lavorando perpendicolarmente. E quindi ho una perfetta corrispondenza con le maglie sottostanti. Quando arrivo ad un angolo e devo cambiare direzione devo ricordarmi di fare sempre due maglie basse nella stessa maglia per avere la possibilità di girare. Continuo a lavorare tutto intorno al collo e poi ridiscendo sul margine, sempre tutto a maglie basse, anche sull'altro margine del davanti. Arrivati alla fine anche eh, dell'altro margine del davanti, arrivati al fondo, una catenella voltate e ricominciate un nuovo giro andando al contrario. In tutto faremo tre giri di rifinitura a maglia bassa. Durante il secondo giro, quando siamo sul fronte destro, approfittiamo anche per fare le asole. Sono sul margine del fronte destro, eh, ho fatto 3 maglie ho iniziato dal, dal, dall'alto 3 maglie basse adesso inizio a fare le asole. L'asola sarà più o meno grande a seconda del bottone che vado ad applicare. Io applicherò dei bottoni piccoli, quindi faccio una sola catenella, salto una maglia e in quella dopo ricomincio con le maglie basse. Quindi la mia asola sarà questa. Tra un'asola e l'altra vado a mettere 10 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi sono pronta per la seconda asola, una catenella, salto una maglia. In quella dopo maglia bassa e ricomincio quando sono al terzo giro di ritorno di rifiniture a maglie basse ogni volta che incontro eh, l'asola di una catenella o due o tre a seconda di quante ne avete fatte vado a fare dentro l'asola a seconda del numero di catenelle un pari numero di maglie basse allora io ho fatto un'asola di una catenella quindi entro dentro e faccio una maglia bassa se avevo fatto un'asola di 2 o 3 catenelle ne facevo 2 o 3 se fate asole più grandi ovviamente facciamo finta di 2 catenelle dovete saltare sotto 2 maglie quindi saltate tante maglie quante sono le catenelle della vostra asola. Ed eccoci qua. Se vogliamo, possiamo lasciare direttamente così il nostro top down e far sì che sia, diciamo, una canotta cardigan eh, prettamente estiva con la spalla abbastanza larga che insomma proprio arriva a coprire tutta la spalla altrimenti possiamo realizzare questa simpatica manica con pippioloni li chiamo i pippioloni perché sono più grossi del classico picot che si realizza all'uncinetto vi mostrerò come farli mi piacciono tantissimo questi pippioloni e e quindi, se vi piace la manichina, eh, continuate a vedere questo tutorial. Allora, per fare la manica, ovviamente andiamo ad iniziare dallo scalfo. Vediamo come cominciare chiaramente. Iniziamo con un nuovo filo e facciamo il nostro cappio iniziale. Io già ce l'ho pronto, infiliamo l'uncinetto dentro, poi prendiamo lo scalfo manica, il fondo, proprio il fondo, e ci posizioniamo in una maglia che più o meno corrisponda al centro della base dello scalfo. Ora se è quella prima, quella dopo non stiamo a sottilizzare, eh? l'importante è che sia verso il centro. Ecco già, ho fatto casino. Allora, rinfiliamoci qui, perfetto. Adesso tiriamo il filo e facciamo una maglia bassissima per... Ancorarci qui alla base perfetto. Da qui 4 catenelle 1 2 3 e 4. Vedo che c'è poca luce. Abbiate pazienza che la direziono meglio. Eccoci qua. Ok 4 catenelle. Adesso da qui. Carico il filo, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta e ho iniziato con la mia prima V, vedete una V con una catenella in mezzo. Carico il filo e adesso vado qui all'angolo, vedete qui all'angolo ho un gruppo di 1, 2, 3 maglie alte. Carico il filo, mi infilo nella prima maglia alta e faccio una maglia alta una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio un'altra maglia alta. Seconda V. Da qui carico il filo, salto 3 maglie, 1 2 3, in quella dopo entro, faccio una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta. Terza V. E ripeto tutto intorno carico il filo salto 1 2 3 in quella dopo maglia alta catenella e di nuovo maglia alta vado avanti lavorando in questo modo e facendo tutte v saltando 3 maglie fino a che arrivo qui all'ultimo gruppo di 3 maglie alte qui All'angolo, insomma, alla fine qui di questa di quest'altro versante, così vi faccio vedere come si chiude. Eccomi qua, ho eseguito il diciottesimo la diciottesima V, quindi a questo punto, da qui direttamente, io vado nella terza catenella, 1, 2 e 3 d'inizio e con una maglia bassissima chiudo il giro quindi in totale, ho 18 V. Adesso da qui per ricominciare vado nella catenella a fare una maglia bassissima in modo da portarmi nel centro della V. Da qui 1, 2, 3, 4 catenelle, carico il filo, rientro nella catenella sottostante e faccio una maglia alta in questo modo. Adesso vado nella prossima V al suo centro e vado a eseguire una nuova V. Maglia alta, catenella, maglia alta. Quindi il punto è sempre quello. Rivado al centro della prossima V, maglia alta, catenella, maglia alta. E vado a fare in totale. Quanti giri ho fatto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri per la mia manica corta. Dunque, chiuso il settimo giro, eccoci qui pronti per il giro finale di decorazione con i nostri picot. Allora, una catenella, rientro nella prima maglia, che poi sono le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, e faccio una maglia bassa. Vado nello spazio inter, in, eh, centrale, quello di una catenella, e faccio un'altra maglia bassa. Adesso da qui 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo nella terza catenella a partire dall'uncinetto faccio 3 maglie alte: 1, 2, e 3, chiudo con una maglia bassa nella maglia alta sottostante. Ecco. Vado poi nella maglia alta seguente e faccio un'altra maglia bassa. E l'ultima maglia bassa prima di rifare il picco nella parte centrale della V. In questo modo e riparto con un nuovo picco. 1-2-3 catenelle. Carico il filo, vado nella prima catenella e faccio 3 maglie alte nella prima catenella a partire dal basso ovviamente se no è la terza a partire dall'uncinetto 3 maglie alte chiudo nella maglia alta sottostante con una maglia bassa di nuovo nella prossima maglia maglia bassa nella prossima maglia bassa e ricomincio con i miei picot